una grande soddisfazione per quello che è stato il risultato della nostra lista, del nostro candidato sindaco, quindi del nostro sindaco. Niente, ci tengo primariamente a ringraziare tutti i terranovesi che sono venuti a votare, ovviamente per le tre liste che erano in gioco, niente, perché hanno svolto, esercitato il proprio diritto dovere del voto, cosa che non è banale, ecco, perché è un diritto acquisito con sacrifici e anche qualcosa di più nella storia, è un dovere che, come tutti i doveri civici, è necessario adempiere. Niente, detto questo, ci tengo a sottolineare appunto ancora il risultato importante che c'è stato, quindi come dire, c'è stato anche un riconoscimento del lavoro fatto in questi anni dal sindaco e dall'amministrazione comunale, quindi un lavoro anche importante che ha visto e guardato a tutti i lati gli aspetti del nostro territorio, magari con qualche deficienza in alcuni casi, però insomma, come spesso tengo a sottolineare, non tutte le ciambelle vengono con il buco. Si spera e ci proveremo a fare meglio anche nei prossimi 5 anni, l'impegno sarà massimo e totale. Per quanto mi riguarda, mantengo le deleghe principalmente dei lavori pubblici e manutenzioni delle società partecipate e della caccia e della pesca, che sono due passioni a cui attengo molto. E niente, già saremo operativi da domani mattina, perché già domani mattina completeremo alcuni lavori a Montemarciano, saremo pronti nel mese di giugno ad aprire la nuova strada di Montemarciano. Quell'impegno che avevamo già preso e che dovevamo completare nell'anno, invece la ditta e i nostri tecnici sono stati celeri, e quindi già in questo mese l'apriremo. Inaugureremo la torre di Piazza Canevaro, che è già pronta, i lavori nel Viale Europa stanno proseguendo e avvieremo nell'arco delle prossime 2 settimane i lavori per quanto riguarda la variante a nord-ovest del capoluogo, quindi con il nuovo parcheggio per il plesso scolastico e sportivo, e avvieremo i lavori per la strada comunale del Boro del Tasso. Ecco, quindi diciamo che non ci siamo, se non nei pochi giorni delle elezioni, non ci siamo mai fermati, e il nostro lavoro comunque è andato sempre avanti.